fortemente credere, Gioventù Nazionale, insomma, sembrano fortemente credere, sembrano due parole banali, però messe insieme hanno un significato. Diciamo che è un messaggio che un po' ispira il nostro agire in un periodo in cui i nostri coetanei sono quanto mai disillusi e in poche cose credono. Noi cerchiamo con il nostro operato di dimostrare che ancora in qualcosa si possa credere, si può credere nella sana politica, si può credere nell'impegno sociale, nell'associazionismo, nell'essere comunque dei giovani attivi nel proprio territorio. Noi facciamo politica qui a Reggio nonostante molti nostri coetanei sono andati via, quindi i messaggi che ci arrivano non sono positivi. Noi invece cerchiamo di gettare dei semi di speranza affinché possiamo attrarre quei giovani, evitare che possano andare via da questo territorio e dei operarlo da della forza lavoro che puoi utilizzare per farlo crescere. Ecco, tu sei giovanissimo, ma sono già qualche anno che ti seguo, per cui hai iniziato davvero molto molto giovane, forse da minorenne anche. Della rivolta di Reggio, cos'è che ti hanno raccontato e che cos'è che ti ha colpito di più? Della rivolta di Reggio mi ha colpito l'unione delle forze di questa città che a un certo punto hanno deciso per amore di Reggio di abbandonare tutto e di scendere in piazza e combattere per amore di questa città. È impossibile non fare il parallelismo col periodo che stiamo vivendo adesso. Purtroppo la città è sopita, vive in un piattume incredibile, ormai fai difficoltà a aggregare e a stimolare la gente, molto divisa, come se ognuno zappasse il proprio orticello e non pensasse al bene comune. Purtroppo non posso fare colpa ai miei concittadini perché gli esempi che ci arrivano dalla politica sono disarmanti, ci sono tanti aspetti della nostra città che ci fanno rappresentare questo disamore nei confronti di Reggio, quindi per me la rivolta di Reggio è unione, è amore e speriamo che prima o poi questa città possa realmente vivere non quei momenti che sono stati brutti per la città, ma comunque si respirava realmente un attaccamento alla maglia di questa città. Ecco, Natino Aloi ieri in una sua dichiarazione ha detto che la rivolta di Reggio non solo ha segnato la svolta della città di Reggio, ma addirittura di tutto il Mezzogiorno. Ti sembra esagerato oppure no? No, assolutamente, io sono d'accordissimo perché quello è stato forse un episodio storico ed epocale in cui un popolo ha deciso in autonomia di scendere in piazza e dire che questa città vale di più rispetto a quello che gli altri ci stavano facendo valere stesso, e difendere con orgoglio la nostra identità, perché poi se pensate da lì ad ora quante cose sono cambiate per Reggio Calabria. Si è partiti col capoluogo, non possiamo fare il paragone adesso con l'aeroporto, con l'agenzia delle dogane, con l'agenzia dei beni confiscati alla mafia e con il consiglio regionale probabilmente. È stato un saccheggio continuo a questa città, perché poi piano piano da quella rivolta dove purtroppo abbiamo perso, siamo ci sconfitti, ma non come popolo perché abbiamo dimostrato tanto attaccamento a questa maglia. Da lì in poi per Reggio è cominciata una fase nera e buia che ci stiamo portando adesso ancora ai giorni nostri. Secondo te c'è una via d'uscita e se quale? Sempre secondo te? Mi piacerebbe avere una risposta a questa domanda. Io posso soltanto garantire l'impegno di tanti giovani che come me hanno deciso di restare qui, di crederci ancora e di provare a veramente gettare speranza su questo territorio. Grazie.